questo nuovo video dal mio mini bagno della mia mini casa. Perché siamo in questo bagno oggi? Perché? Perché se non per questo? Allora, per chi è capitato qui per caso, perché è attratto da questo, sappiate che io sperimento con i miei capelli, che se scorrete nei vecchi video troverete Chiara con 100 capelli diversi. Ok, nell'ultimo periodo, da Natale a questa parte, c'è stata un'evoluzione, ovvero questa ricrescita arrivava tipo qua, al che ho detto, haha, cambiamo. Quindi ho decolorato questa parte, insomma, qui, questo pezzo. Prima decolorazione fatta a 30 volumi e i capelli sono diventati, per questo pezzo, arancioni. Sotto erano sempre più o meno così, un po' più chiari forse, ma di un bel arancione qui, e potete vederlo nel video di Natale. Dopodiché ridecoloro la settimana successiva e diventano una sorta di un po' gialletto, diciamo. Ok? Sì, un po' meglio, ma non bene. Faccio una tinta di quelle tipo sempre semipermanenti, viola, quindi dovevano venire così. In realtà, se potete vedere, sì, un po' si è coperto. Ora, dopo quel momento, che potete vedere nei video successivi a quello di Natale, i capelli erano più o meno accettabili, quindi così, però dopo tre shampoo si comincia a rintravedere il giallo. Quindi dobbiamo assolutamente sistemare questa cosa, soprattutto perché qui sotto, soprattutto dietro, ci sono dei punti e qui, sono dei punti che proprio non sono più viola. Ok, l'idea è che il viola mi piace un sacco. Cioè, nel senso, questo colore viola mi piace. Mi piacerebbe anche più viola, se proprio vogliamo dirla tutta. Quindi cosa ho fatto? Ho ordinato su Amazon, tipo per 7 euro, una cosa del genere, questo Crazy Color. Ho visto un sacco di video e mi sembrava una cosa accettabile. Però non me lo vorrei spiattellare in testa così com'è, anche perché secondo me è un po' poco per coprire tutti i miei capelli. E ho visto che si può mescolare con del balsamo. Quindi ho pensato, sì, perché penso, non sembra, ma penso. Ho pensato di mescolare questo Crazy Color, che è un sacco color tra l'altro, cioè è proprio super viola, cioè molto più dei miei capelli. Quindi non volevo neanche esagerare, cioè mi piacerebbe un riflesso, tipo mantenere più o meno questo, poco più. E quindi ho pensato, lo mescolo con questa, che avevo comprato un po' di tempo fa, per farmi l'impacco antigiallo, perché lei è così, cioè anche lei è un sacco viola, però in realtà non antigiallizza niente. Quindi ho solo pensato di mescolarli insieme, così che non me si rovinano più di troppo i capelli, perché questa la tengo in posa mezz'ora, farà bene, no? E poi smorziamo un po' quel super viola. Quindi ora cerchiamo di risolvere questo casino. Intanto direi di pettinarli. Io come al solito uso la mia Tangle Teaser, che è tipo la spazzola della vita, perché non ti strappa troppo i capelli. Se non ce l'avete, la trovate su Amazon o da Sephora anche. Non comprate quelle finte, perché non è vero che fanno la stessa funzione. Cioè, tipo questa sui capelli bagnati leva tutti i nodi senza devastarti i capelli. Quindi spazzoliamo questo schifo. Tra l'altro sono anche sporchi, perché comunque per fare la tinta non puoi avere i capelli puliti. Quindi spazzoliamo questo schifo e sezioniamo i capelli. Ok, mi sono sezionata i capelli. Vediamo che esce fuori. Questa maglia fa schifo non perché è sporca, perché è la maglia della tinta. Dai, tutte ci abbiamo una maglia della tinta, potete dirlo. Allora, nella ciotola a questo punto mischierei sto coso, ma tutto secondo voi? Ma che vi chiedo, che poi non mi potete rispondere in tempo reale, è un casino. Sì, tutto, perché non è così tanto. Poi che se lo conserviamo a fa? Famo una cosa fatta bene. Tanto, allora, dovete capire che io non sono così affezionata ai capelli, cioè mi piace sperimentare. Pensate che io per una vita ho fatto sempre la modella per capelli, che consiste nel... Sì, ti mandano delle foto indicative, ma
poi fanno un po' come gli pare, tu vai lì e poi torni a casa con dei capelli completamente sconvolti. Cioè, tipo, una volta sono tornata a casa con i capelli corti e neri. Sì, neri, molto scuri e corti, cortissimi. Quindi, boh, ho aggiunto tipo 3 palettate, 4 palettate di sta roba. Quindi ora il colore è questo. Oh, che succederà? Starò facendo la cosa giusta? No, probabilmente no. Però va sicuro che c'è, cioè, peggio de... cioè, se il colore viene così è una figata. Peggio dei capelli arancioni che c'avevo a Natale non può essere. Non può essere assolutamente. Allora, allungarlo ha senso, ma soprattutto perché era veramente poco per tutta la testa, quindi non sarebbe bastato. Già così non lo so se basta. Speriamo. Vabbè. E a questo punto però, ecco, già mi sono sporcata, bisognerà mettersi dei guanti, mi sa, perché vedo tragica qua la situazione. Vado a prendere i guanti, cioè che stanno qua sotto. Guanti da pandemia, cioè quei guanti che avevamo preso all'inizio della pandemia, quando sembrava che senza guanti non potevi uscire di casa. E ora sì, tornano utili per fare la tinta. Allora, aspetta, mi levo l'anelli perché sicuro faccio un casino. Perfetto. Poi, guanto 1, guanto 2, ci siamo, si va, azione. Vediamo che succede. Sì, avevo già cominciato e non mi ero accorta di non aver schiacciato registra. Brava Chiara. Comunque, sto applicando sto scempio su tutti i capelli. Il colore mi piace. Comincio però dalle radici, che sono il problema vero, perché, cioè, il sotto mi piace già. Ok, io continuo questa cosa che non saprei definire. Anzi no, chiamiamo Luca che ci aiuta a fare il dietro. Ma nel frattempo proseguo. È bello perché venendo partecipi delle cose stupide che commetto. Che devo fare? Allora, mi devi... metti i guanti? Guarda, così praticamente. Dalla base fino a dove comincia il viola più viola. Dovresti sedere però. Devi metterne un po'. Cioè, te la devo mettere tutti i capelli. Sì, però non su tutti tutti, cioè più tipo solo in questa parte un po' rosina e poi la allunghiamo verso la fine. Oh, siediti. Eh no, poi non mi vedo. Scusa, mi vedi te. È arrivato l'aiutante. Saluta. Oh mio Dio, la mano di plastica. Una mano di plastica. Quindi? Qua. Via. Non far gocciolare. È veloce. Però devi... io sono il parrucchiere, faccio come lo fare. Ma non è un lavoro di precisione. Ma quindi solo sulla base? Cioè solo qui sì, sotto? Sì, e poi... però vedi che qui è grigino. Giorlio. Quindi anche lì? Sì. Dove non diventa un po' più viola? Basta? Ma basta, decido io. No, perché mo lo massaggio. Ciao, ragazzi. Sto facendo un po' i capelli. Quindi? Vabbè. Vai, vedi che qui sono rosa. No, qui sono bianchi, la rosa. La rosa, sei daltonica. Ma perché dietro non mi vedevo? Dai, tieni un altro po', che lo devi conservare. Tenta a non sgocciolare però. Che famo un disastro. Guarda, qui. Non sei pratico, eh. Marco, tu sei brava a non rompere le palle, eh. No, importante, perché io non so pratico, ma insomma, tu ti impegni, a rompere. No, prima di lasciarli li devo massaggiare. Ma che te ne metto ancora? No, no. Non te lo puoi rovesciare sulla testa? Ma che stai dicendo? Ma che rovescio sulla testa? Standing, rovescio. Ma se quindi me lo faccio qua sulla ciocchina bionda diventa viola? Certo. Bulo, quindi sto per farlo? Dai. Dove?
Vuoi levare sta mano? Vuoi girarti? Ma non, ti... non mi bullizzare! Ma scusa, non vedo. Cioè, non... Vuoi che faccio le cose? Poi te giri, stai girata. Perché se faccio una cazzata da sola è colpa mia. Ma io che cazzata posso mai fare? Se poi la fai tu è colpa tua. Sì, ma come io posso solo migliorare la tua cazzata? Questo è. Goccia. Vai, è quasi finito il tuo compito. Ok, l'ultimo pezzo praticamente. No, dividiamolo in due. Aspetta, lo metto un po' qua però. Aspetta, divido in due questo che quella parte dietro è la più importante. Vai. Ecco, e questa è bella gialla. Abbonda. Aspetta, questo è giallo. Abbonda. Aspetta, mettiamolo su tutto, pure dove non è giallo, eh. Vabbè, che... lo vedi lì, è proprio giallo fluorescente. Che bello è che tra 10 anni riguarderò questo video in cui mio marito mi ha colorato i capelli di viola. E in cui la moglie stava girata davanti a sto specchio e io non riesco a guardare. Di qua girati. Ma questo va via? No, dai una pennellata. Anche se ti tocco la pelle? Sì, sì. Io ho paura che ti sei colorata. Non ti preoccupare, ti leva con l'alcol. Scusa, questo ormai l'ho preso. Ti ho fatto un disastro qui. Senta che te lo passaggio. Vabbè, posso finire io? Vuoi che te lo faccio io davanti? No. Tu lo fai meglio di me, dici? Sì. Io lo faccio meglio di lui, dico. Bene, l'ho passato su tutti i capelli. Mi sembra di non aver saltato nessun pezzo, spero, stavolta. Quindi dietro se l'ho saltato è colpa di Luca. E l'abbiamo visto, ci abbiamo le prove, quindi a posto. Davanti è colpa mia, ma non mi sembra di aver saltato nessun pezzo. Tra l'altro tutto quello che mi è avanzato l'ho buttato in testa, ho massaggiato tutto. Adesso aspetto tipo mezz'ora, direi, e poi sciacquo. E vediamo se ha un viola un po' più intenso, soprattutto la radice. Lo scopriremo tra 30 minuti. Tra l'altro ero tutta viola in faccia e ci ho messo un'ora per toglierlo. Bene, ci vediamo tra un po'. Bene! È arrivato il momento di sciacquare e vedere cosa è successo. Sciacquo? È il momento della verità. Ci siamo? Vado? Olè! Non mi dispiace. Ora però li asciughiamo e vediamo che succede. Sono i capelli più fighi che io abbia mai avuto in vita mia. Ora, la luce del bagno fa schifo, quindi non si vedono bene, ma vi assicuro che dal vivo sono fuori testa, sono bellissimi. Cioè, li amo, poi li vedrete meglio nei prossimi video al sole, ma cioè, guardate che belli! No, vabbè. Vi piacciono? Scrivetemi nei commenti se vi piacciono. E se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale, perché di ste stupidaggini ne faccio un sacco. No, vabbè, cioè... io li amo, non ci ho passato neanche la piastra e lo sono asciugati. Tra l'altro, mettendoci questa mischiata con il colore, sono venuti morbidissimi. Cioè, lo sono asciugati col phon, sono super morbidi. Meravigliosi! Anzi, ora ci metto anche il mio Olaplex numero 7, che altro non è che l'olio di Olaplex. Che, non so se funziona, però... cioè, sicuramente non è come il numero 3, che è proprio un trattamento. Questo è solo l'olietto per finire, ma... cioè, io sono super soddisfatta di questa cosa che ho fatto. Sono bellissimi! Sono veramente bellissimi! Sì, lo so, vai dal parrucchiere che te li fa meglio. No, no, perché ho speso 7 euro. Oddio, li amo! Li amo! Vabbè! Quindi... da questa Chiara con i nuovi capelli viola. È tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!